Addirittura politicamente diventa un gregario e a quel punto diventa buona, buonissima, tutti i sentimenti, la libertà, la democrazia comune, eccetera. Allora, dicevo, poi dal greco che si chiamava Eschilo, che si impara attraverso la sofferenza, no? Patri matos, lo diceva anche Pascal, che non era un greco, era un francese, un cattolico. Quindi deve essere proprio vero che così, sono due persone così diverse. Magnete, la calamita, una metafora del potere? Sì, una metafora del potere, perché il potere per esistere deve avere un grande consenso, altrimenti è soltanto velleitario. E il consenso si ottiene con mezzi che sono psicologici, economici, culturali, ma quelli psicologici, sembra ormai poter dire, sono i più importanti, i più efficaci. L'attuale situazione, lei durante il suo intervento citava la questione della Germania, oggi si parla in vista delle elezioni, euro, uscire dall'euro, la crisi, e io non dimenticherei la vicenda dell'Ucraina. Sì, beh, intanto l'euro è una invenzione purtroppo piuttosto infelice, non ha avuto l'esito che si sperava, e quindi quando qualcheduno solleva con forza questa esigenza, a mio modo di vedere non otterrà questo risultato, però peserà sulla bilancia del riequilibrio, quindi uno potrebbe dire nell'insieme delle forze che si scontrano quella richiesta esercita un'efficacia positiva, perché gli altri dovranno tenerne conto e venire incontro a tale esigenza, certamente in modi più razionali. L'Ucraina non so, perché io mi ricordo sempre che il generale De Gaulle, che era un uomo abbastanza preparato oltre che carismatico come tutti sappiamo, diceva l'Europa arriva fino ai monti Urali. Invece noi ci siamo inventati che quella parte non fa parte dell'Europa, e molti dei disastri che si stanno verificando, la nuova contrapposizione con uno Stato che non è più l'Unione Sovietica, è la Russia, quindi una grande potenza tra le grandi potenze, è una contrapposizione nociva allo stesso concetto di Europa. È eccessivo il paragonare l'attuale situazione internazionale a quello che fu un po' il crollo dell'Impero Romano, al di là che all'epoca i tempi erano molto più lunghi e dilatati? Beh, il problema storico è se ci sarà il crollo dell'Impero Americano. Quello è il problema storico. E io penso che sarà ridimensionato, il crollo non è prevedibile anche per la posizione geografica, perché una potenza che è attorniata da due oceani è protetta dal crollo. Gli imperi che sono crollati erano tutti continentali, non è un caso. Quindi quella è la forza vera di quel paese, che è un paese pieno di risorse. Non può più fare il gendarme del mondo, e prima o poi se ne renderà conto e sarà uguale agli altri. Un'ultima domanda: nel secondo dopoguerra Jean-Paul Sartre scrisse Che cos'è la letteratura, delineando un po' i connotati dello scrittore engagé. Oggi a distanza, per Luciano Canfora, che cos'è la letteratura? È svago, approfondimento, riflessione? Ma la letteratura, anche quando è scadente, è un tentativo filosofico, cioè è un modo di far capire ed esprimersi, quindi è una forma di filosofia. C'è ancora futuro per la letteratura? Ah, ma finché ci sono gli esseri umani sicuramente sì, poi scriveranno su pareti sofisticatissime anziché con la penna stilografica, ma il risultato è analogo. Secondo lei che cos'è la letteratura?